Per chi sta guardando questo video su YouTube, vi invito come sempre a seguirci in diretta su Twitch tutti i martedì e tutti i giovedì dalle 21 alle 23 e tutte le domeniche mattine dalle 11 alle 13, perché siamo in diretta appunto esclusivamente su Empire & Paso, quindi venite a trovarci. Più siamo, meglio è. E oggi parliamo dell'eroe del mese di febbraio 2022, Iris. Iris è un 5 stelle blu, classe stregone, che ha la prima passiva mana su annullamento magie benefiche. Questo eroe riceve il 10% di mana ogni volta che una sua magia benefica viene annullata. Tradotto veramente di merda, però vabbè, il senso è che per ogni magia benefica che lei toglie, riceve il 10% di mana, praticamente. La sua passiva è la resistenza all'ustione. L'eroe possiede una resistenza innata agli ustioni, quindi non può essere bruciata lei. Ha 784 di attacco, 747 di difesa, 1365 di salute. È un rapido che infligge 325% di danni al bersaglio e danni minori a nemici vicini. Annulla le magie benefiche dal bersaglio e dai nemici vicini alla fine di ogni turno per 3 turni. Infligge danni extra contro fuoco. E il collegamento elementale fornisce a tutti gli alleati di tipo ghiaccio il più 10% di attacco per 4 turni, e questo effetto non può essere annullato. Quindi, ragazzi, ci troviamo di fronte a un eroe che ha un buon danno tessera, buona difesa, poca salute. Le statistiche non sono il massimo, però è rapido. Che cosa fa? Attacca il bersaglio con il 325% di danni e danni minori ai nemici vicini. Danni minori non si vedevano da un bel po' di tempo. Però in questo caso 325%, che è un botto, per un rapido che attacca 3. 325% di danni al bersaglio e minori ai vicini. In più, ai 3 colpiti, gli annulla tutte le magie benefiche. E qua sta la passiva. Se per ogni magia benefica che rimuove, riceve il 10% di mana. Quindi l'utile al dilettevole, ragazzi, l'utile al dilettevole. E più infligge danni extra contro fuoco. Quindi già fa danni molto più elevati contro fuoco. Tanta roba. In più c'è il collegamento elementale. Il collegamento elementale da non sottovalutare perché, ragazzi, è il più 10% di attacco a tutti gli alleati blu. Ovviamente un eroe che andrebbe usato prevalentemente in attacco, perché come avete visto la sua resistenza non è proprio il massimo, nemmeno il danno tessera è elevato, però è anche vero che comunque è abbastanza alto come danno tessera. Quindi come attacco ci si può, ce la si può cavare. In attacco ovviamente è preferibile usarla, in difesa perde un bel po'. Ma perché perde un po' il po'? Uno, perché è poco resistente, ovviamente. Due, perché meglio in attacco che uno può selezionare il bersaglio che attacca. E quindi si va a sfruttare il fatto dell'annullamento delle magie benefiche. E di conseguenza si va a sfruttare la sua passiva. Mentre invece in difesa, dato che l'attacco è in automatico, si perde questo vantaggio, perché attaccherà a caso. Tanto vi può andare bene, ma tanto vi può andare anche male. E quindi per me in difesa pecca un bel po'. In realtà poi
ci sono pochissimi disperditori, ossia chi annulla le magie benefiche degli avversari. Mi viene in mente Sonia, Milena, Biancaneve, che toglie tutto. Ma oltre questi non è che ce ne siano tanti altri. Quindi il fatto che è una disperditrice, che annulla le magie benefiche, anche se è solo da avversari e da nemici vicini, tanta roba. Inoltre, un'altra cosa da non sottovalutare, secondo me, è il collegamento elementale. Il più 10% di attacco agli eroi blu è tanta roba. Vi ricordo che questo è un eroe rapido, cioè un rapido che attacca, toglie le magie benefiche dal bersaglio e dai suoi vicini, fa danni extra contro fuoco, poi se toglie una magia benefica si aumenta il mana, ed in più, come se non bastasse, aumenta del 10% l'attacco a tutti i blu. C'è qualche eroe da alzare prima di lei, perché c'è qualche roba da alzare prima di lei, quindi per me è da alzare con riserva. Però ragazzi, per me lei è tanta roba. Vi metto da alzare con riserva perché, ripeto, ci stanno comunque molti eroi che vanno alzati prima di lei. Però un rapido che fa tutta sta roba, si velocizza tramite la roba che fa, ha un danno tessera non altissimo ma abbastanza alto che dà fastidio. Tanta tanta roba, però vi ripeto ragazzi, per me è un eroe da alzare con riserva perché comunque ci sono tanti eroi che andrebbero alzati prima di lei. Ragazzi, per chi sta guardando questo video su YouTube, vi ricordo come sempre che siamo in diretta su Twitch ogni martedì, ogni giovedì dalle 21 alle 23, ogni domenica mattina dalle 11 alle 13. Vi invito a seguirci anche sul canale Telegram che potete trovare cercando chiocciola empires-anteh oppure semplicemente cercare Empire Empire Solita enciclopedia secondo Anteh, ci trovate perché là c'è scritto veramente tutto su Empire Empire.